Allora, facciamo ancora un po' di esercitazioni sulle funzioni, sui for e su questi argomenti perché sono molto importanti. Quindi supponiamo di fare una funzione, function, che ci calcoli la circonferenza di un quadrato. Quindi function circonferenza, la circonferenza dobbiamo dargli il raggio. E la circonferenza sappiamo che è data da 2, quindi facciamo che ritorni. Ecco, questa è una funzione che torna proprio un valore, non lo stampa, leggermente diverso da prima. Quindi ritorniamo il valore dato da 2 per mat.p per r. Ok, e proviamo a vedere se funziona. Quindi cosa facciamo? Possiamo stampare print circonferenza di cerchio con raggio unitario e sappiamo che possiamo scriverla come circonferenza, vedete che lui me lo scrive automaticamente, 1. Quindi ci aspettiamo che essendo 3,14 per 2 6,28 per r ci dovrebbe tornare 6,28. Se facciamo il run, vedete che ci arriva effettivamente questa circonferenza. Quindi possiamo anche fare un'altra funzione che invece, dato un cerchio, function, ci dia la superficie, sempre di un cerchio e in questo caso sappiamo che è data da mat.p per r, che è il raggio che ci viene passato per r, oppure raggio al quadrato 2 and. Quindi possiamo anche qui avere print superficie di quel cerchio e gli diciamo punto punto superficie ed è che mi aiuta REPL, è molto intelligente, mi capisce tutte le funzioni che scriviamo e questa volta, adesso gli mettiamo 1, lanciamo e vediamo che abbiamo pi greca per 1 per 1 e quindi abbiamo quello che ci interessa. Ora supponiamo di voler fare il giro di tutte le circonferenze e quindi facciamo for r che va da 1 a 10 du e diciamo che facciamo print circonferenza di cerchio con raggio e gli mettiamo il raggio r punto punto e gli mettiamo il valore della circonferenza di R e poi superficie di quel cerchio, vediamo superficie di R e qui finiamo end. In questo modo abbiamo fatto, vedete che stiamo facendo superficie con raggio 1, magari lo mettiamo, non si capisce bene qua, quindi ci mettiamo punto punto circonferenza punti lo lanciamo vedete che abbiamo lo spazio lanciamo abbiamo circonferenza di cerchio con raggio 1 circonferenza 6,28 e poi abbiamo tutti gli altri superfici e cerchi che vogliamo gestire. Quindi in questo modo possiamo definire appunto circonferenza superficie o altre cose che ci interessano. Un'altra cosa interessante è che possono essere delle funzioni un po' più complesse. Quindi cancelliamo ancora questa cosa qua e cancelliamo questo commento che era inutile e proviamo a fare un esempio interessante, cioè l'esempio della serie di Fibonacci, quindi proviamo a fare la serie di Fibonacci. Come funziona? Fibonacci
Fibonacci è una serie che sapete essere composta da, i primi due numeri sono 1 e 1 e poi gli altri numeri sono la somma dei due numeri precedenti, quindi 1 1 sommato 2, poi 2 1 vale 3, 3 2 vale 5, 5 3 vale 8 e così via. Ora facciamo function Fibonacci di i. Chiudiamo la funzione. Allora, la funzione di Fibonacci la possiamo costruire dicendo che i primi due numeri, quindi se i vale 1, quindi if i uguale, non mi ricordo più se è uguale uguale 1, e poi facciamo then return 1 and vediamo se ce lo prende, if i uguale uguale 2, vedete che proprio il check di uguaglianza, quindi se dico se i vale 1 oppure i vale 2, allora rispettivamente torno 1, perché quando ci chiama con i uguale 1 oppure i uguale 2 abbiamo effettivamente questo valore, altrimenti sappiamo che il valore è dato da return di Fibonacci i meno 1, quindi il precedente, più Fibonacci di i meno 2. Ok, quindi questo in teoria dovrebbe essere a posto, senso che stiamo tornando esattamente a questo valore. Se noi facciamo il run di questo programma, abbiamo la serie di Fibonacci e possiamo provarla, quindi possiamo fare Fibonacci di 1, vediamo che ci dice che vale 1, secondo numero vale 1, il terzo numero vale 2, il quarto numero vale 3, la somma dei primi due, il quinto numero vale 5 e il sesto numero vale 8, che era esattamente quello che ci aspettavamo. Se vogliamo ottenere tutta la lista, basta che mettere for i, for n, che va da 1 a 100, do, e facciamo print, e gli diciamo che cosa? Gli diciamo Fibonacci, aperta parentesi, di punto punto n, punto punto, chiusa parentesi, vale Fibonacci di n. Quindi questa, come vedete, lo fa vedere in un colore diverso, vuol dire che lo scrive proprio Fibonacci aperta parentesi, poi mette il numerello, e poi uguale, e poi mette punto punto, così glielo attacchiamo, Fibonacci di n in questo modo. Facciamo end, eseguiamo, e vedete che abbiamo la serie di Fibonacci fino a 100. Vedete che è anche un pochino complicato per lui calcolare tutti questi valori, perché deve fare una quantità di calcoli molto alta. Quindi è il dunque, se vediamo che ci impiega troppo il nostro programma, facciamo stop, lo stoppiamo e lo facciamo magari girare con meno numeri. Facciamo un run di questo, vedete che ci fa i Fibonacci da 1 a 10. Questo è sostanzialmente un esempio molto interessante di serie, cioè di serie che va avanti. Ci sono altri esempi notevoli, ad esempio anche il fattoriale, possiamo fare un function fattoriale di n, in cui diciamo, il fattoriale cos'è? La moltiplicazione di tutti i numeri che vanno da 1 fino a n, no? Quindi questa cosa qua si può ottenere anche molto semplicemente avendo una variabile local risultato inizialmente che vale 1 e poi facendo un for i
uguale 1 a n du, e facciamo risultato uguale risultato per n. In questo modo vedete che abbiamo un risultato che inizialmente vale 1 e poi man mano viene moltiplicato per tutti i numeri successivi e quindi si ritorna il risultato. End. Ok, quindi qui possiamo prendere e di nuovo ottenere per n che va da 1 a 10 non tanto il Fibonacci, ma il fattoriale dei numeri da 1 a 10 e chiedere fattoriale di n. Lanciando questo programmino abbiamo i fattoriali e vedete che i fattoriali tendono a diventare abbastanza grossi. Dunque c'è però un problema, nel senso che il fattoriale di 2 sarebbe 2 per 1 e quindi dovrei venire 2, qui è venuto invece il doppio. Direi che probabilmente bisogna andare dal secondo numero. Vediamo un po' se è vero che così funziona meglio. 3 per 2, 6. No, c'è ancora un problema. Risultato 1n, vediamo un po' se riusciamo a correggerlo. Quindi ecco, vedete che qui c'è parte tutto il discorso di capire cosa sta succedendo, nel senso che per capire cosa si sta sbagliando, qui si può introdurre delle print, in cui stampiamo i valori che abbiamo, quindi risultato, punto punto, risultato, punto punto, e poi gli facciamo ancora. Ecco cosa che abbiamo sbagliato. Non tutte le volte non dobbiamo moltiplicare per n, ma per il numero i. Infatti questo è il problema. Risultato per i. Ce ne saremmo accorti, e insomma, me ne sono accorto perché stavo stampando il numero per cui moltiplicava. Se avessi lasciato il n uguale punto punto n, lasciamo l'errore così. Magari facciamo semplicemente, facciamo così, quindi commentiamo questa parte, eseguiamo questo programmino e proviamo a fare fattoriale di 3. Vedete che c'è 1, n vale 3, quindi 1 per 3 fa 3, poi c'è 3, 3 per 3 fa 9. Ma in realtà appunto il problema era che dovevo moltiplicare non tutte le volte per 3, ma per quel numerello. Quindi che era i vale i. Infatti se adesso eseguo questo programmino e ripeto fattoriale di 3, vedete che ottengo 6, che è appunto 1 per 2 per 3. Magari togliamo il nostro, diciamo, debug, e a questo punto possiamo richiedere tutti i fattoriali dei numeri da 1 a 10. E in effetti, se voi sapete un briciolo di matematica, questi sembrano giusti. Quindi il fattoriale di 3 è 6, il fattoriale di 4 è 6 per 4 è 24, 24 per 5 è 120. E così via. Quindi avete visto in questo esempio che abbiamo fatto un po' di funzioncine, una che fa la Fibonacci e una che fa il fattoriale e alcune paio di funzioni che calcolano le superfici e fanno dei mestieri.
Quindi direi che abbiamo fatto un sacco di cose. Poi vedete sul corso che vi darò anche qualche esercizio per tutti questi tre esercizi, tutti questi tre video, quattro video, in modo tale che possiate esercitarvi sempre con REPL in maniera autonoma.